ce l'hanno San Benedetto, si affrontano in un match che poco a che fare con la prima categoria, semifinale playoff. Nel Fortino Castellano arrivano i lupi giallorossi, rimaneggiati ma mai arrendevoli. Il tecnico di Casacelli si affida alla verve realizzativa di Mancini, supportato dal duo di Gaetano Mascitti. Sul fronte ospite a Morgagna e Di Pippo il compito di gestire i palloni caldi. Il primo violino si chiama Alessandro Ettore, fischietto in bocca per Humer dell'Aquila. Quinto, partenza esplosiva San Benedetto, lusi di prepotenza, alto. La gara è iniziata quando la nostra troupe e quelle dei colleghi vengono invitati a lasciare le postazioni guadagnate da circa un'ora. A telecamere spente succede che il Celano passa in vantaggio con Mancini, facendo di fatto aumentare il nostro disappunto. Di quanto accaduto ce ne scusiamo con i nostri telespettatori. Torniamo alla gara, immagini esclusive a tuttocalcio.tv. 34esimo, proteste San Benedetto, sul pallone dalla destra Villa sembra toccare con il braccio, a voi giudicare. 35esimo, siamo dall'altra parte, dai e vai Mancini di Gaetano, sul più bello si materializza Lusi che evita il peggio. 38esimo, e Torre a terra, l'arbitro lascia proseguire, Mancini aziona il telepass ma face to face con Gigli spara alto. Nella ripresa, impatto devastante, San Benedetto, funziona l'asse di Pippo e Torre, il primo pennella, il secondo apre il fuoco, Tarquini transita in zona e va a scucire il parziale rammendo di Fecatilli. Minuto 24, download Mione, dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Mancini, tuffo da raccontare ai nipotini ed è 2-1. 27esimo, protesta ancora il San Benedetto e Torre entra in contatto con Di Gaetano, Humer lascia correre. 32esimo, gran lettura di Mascitti per Di Gaetano, occhi negli occhi con Gigli, sfera che svernisce il palo, i lupi tornano a martellare, Morgani velenoso, palla che fischia vicino al palo, l'ultimo sussulto è Castellano, Mancini aziona baruffa, sombrero morbido, Gigli c'è. E questa è l'ultima emozione del match. Tra 7 giorni il Celano farà visita al Pizzoli, in palio un posto in promozione. Complimenti alle due squadre, quanto visto al piccone è un vanto per il calcio marsicano. Negli spogliatoi ascoltiamo il tecnico del Celano Dario Celli e quello del San Benedetto Venere Paolo Giordani. Vittoria fondamentale, e, diciamo, arrivata alla fine di una partita tremenda, una battaglia, era un derby e potevamo aspettarcelo. Sinceramente sorpresi dalla veemenza del San Benedetto, che ha fatto una partita eccezionale. Oggi c'è tanto rammarico per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo espresso dentro al campo e per quello che hanno dato i ragazzi. Logicamente il Celano rimane una grande squadra, oggi probabilmente hanno un po' tremate le gambe, perché poi quando hai qualcosa da perdere è più difficile giocare. Noi non avevamo nulla da perdere, quindi ci siamo espressi al massimo delle nostre potenzialità.